Vai, vai, pure Domenico. Buonasera a tutti, mi chiamo Domenico Farina, sono un pensionato, ex funzionario bancario di anni 66 compiuti a febbraio. Prima di iniziare, lasciatemi rivolgere un pensiero di cordoglio alle famiglie colpite dal tragico evento del nubifragio di Livorno, città che all'età di 22 anni io ho compiuto i primi passi da bancario, provenendo dalla mia famiglia di origine campana. Detto questo, rinnovo i saluti di nuovo a tutti i partecipanti e coloro che successivamente si collegheranno. E ringrazio Gianluca per l'ospitalità nella sua trading room. Questa sera, come vedete, l'argomento sono le correlazioni derivate e slot. Slot sta per pratico, un animale lento. Leggo prima il disclaimer. Questa diretta ha il solo ed esclusivo scopo didattico e formativo, pertanto non deve essere intesa in alcun modo come consiglio operativo di investimento né come sollecitazione alla raccolta di pubblico risparmio. I risultati presentati, reali o simulati, non forniscono alcuna garanzia relativamente a ipotetiche performance operative future. L'attività di trading speculativo comporta notevoli rischi economici. E chiunque lo svolga lo fa sotto la propria esclusiva responsabilità. Pertanto, gli autori di questo webinar non si assumono alcuna responsabilità circa eventuali danni diretti o indiretti relativamente a decisioni di investimento prese dallo spettatore. Lo spettatore, pertanto, esonera questo webinar e chi lo ha prodotto, nei limiti di legge, da qualsiasi responsabilità ad esso connessa o derivante. Grazie per la vostra attenzione. Allora, passiamo alle slide. Prima commentiamo le slide e poi dopo andremo direttamente sul grafico. Allora, volevo fare un attimo un appunto sul discorso che questo è il terzo webinar, giusto, che facciamo? Esatto. C'è stato un webinar sulla local bar, un webinar sul nodo di cravatta e questo è il webinar sulle correlazioni. Poi sul metodo delle correlazioni. Poi faremo una serata dove illustreremo praticamente i pannelli che sono stati creati appositamente successivamente ai webinar, sono stati studiati, progettati, realizzati e perfettamente funzionanti. Giusto? Esatto, e poi ce ne sono altri in cantiere molto molto interessanti, magari se c'è tempo faremo un accenno. Innanzitutto volevo presentarvi i miei compagni di viaggio in questo webinar. Presento Luca, che è la persona che avete sentito prima, che ospita nella sua trading room amici e amiche con la stessa passione per il trading a solo scopo didattico. Abile interlocutore, riconosciute capacità organizzativa che fa in effetti da coordinatore in questo webinar. Quindi se qualcuno ha delle domande da scrivere, Gianluca le rivolgerà alla mia persona oppure al programmatore, questa sera anche lui presente. E ve lo segnalo. Eccolo qua. Marco Fornero. Marco Fornero è la persona a cui mi sono rivolto per potergli sottoporre in effetti i miei studi e la possibilità di poter migliorare la mia attività. Mi era stato direttamente segnalato dallo stesso Gianluca come un bravissimo programmatore, cosa per la quale si è rivelato proprio perfettamente, a cui mi sono rivolto per sottoporre le mie idee. Dal confronto e da tante prove, sono, come diceva prima Gianluca, i pannelli local bar, nodo di cravatta, e minime e max reverse, che non è altro che la zuppa di tartaruga, e poi il pannello che adesso andiamo a proporre in questo webinar. Innanzitutto gli voglio rivolgere un ringraziamento per la pazienza avuta, ogni qualvolta gli facevo modificare qualcosa, ma onore del vero, anche lui con sapiente umiltà ha suggerito dei miglioramenti che potranno ancora essere oggetto di opportune revisioni. Andiamo. Grazie. Di nulla, ti è tutto dovuto anche per i prossimi lavori che dovrai fare e che hai in corso di lavorazione. Cioè, Non anticipiamo nulla.
voglio aggiungere un'altra, voglio mettere proprio un asterisco, cioè praticamente qualsiasi cosa gli si chiede lo fa. E se una cosa non fattibile te la dice, ma non non fattibile a livello di programmazione, ma non fattibile nel senso non funzionale, è un ottimo trader, quindi è capace di distinguere un qualche cosa di buono, un'ottima idea da idee che non funzionano a più. Grazie. Non è da poco. Allora, come potete vedere qua a sinistra ho fatto un piccolo indice, qualche cosa farò più velocemente, qualcosa tratterò un poco più approfonditamente. Quindi la prima cosa, bisogna preparare la piattaforma MetaTrader 4 perché i pannelli e tutti gli indicatori sono elaborati per la MetaTrader 4. Quindi c'è da mettere un grafico base. Dico di utilizzare anche un indicatore che si chiama Mini Charts, che troverete direttamente nel mercato della MetaTrader 4. Poi ci sarà il pannello delle derivate, il pannello slot pratico, spiegheremo le modalità di ingresso, i filtri in percentuale. Magari questo aspetto qua lo facciamo trattare direttamente dopo che per grandi linee io avrò espresso il mio pensiero direttamente dal programmatore. Poi il pivot, analisi tecnica e gestione del trade. Passiamo adesso come dovrà essere un grafico, quindi per coloro che sono neofiti o neofite, questi sono semplicemente le candele giapponesi e queste sono a barre. Vado avanti perché poi ci saranno utili per poter esprimere le nostre valutazioni. Questo invece è un indicatore mini chart che sarà molto utile per poter poi avere sul grafico un'indicazione su quello che la coppia, il prezzo sta facendo in altri time frame. Questo è un time frame a 15 minuti, questo qua invece è a 30 minuti, quest'altro qua invece siamo in H1, qua in H4 e qua nel giornaliero. Ok, vediamo adesso il pannello. Questo è il pannello di cui adesso è uno dei pannelli che andiamo stasera a trattare. Come vedete, questo pannello è una cosa molto semplice, può sembrare confusionario, però in rete ne troverete tante di queste segnalazioni che trattano di correlazioni. Le ho viste postare io stesso da qualche amico nei gruppi Telegram, però mi faceva piacere più che altro andare a spiegare come sono composte queste coppie. Questo pannello è diviso in tre parti. In una prima parte che va, vediamo un po' se riesco a mettere, diciamo così, la matita. Eccolo qua, da qui fino a qui è un pannello elaborato in un determinato modo. Qui invece un altro pannello e questo è un terzo. Questo è il pannello correlazione derivate. Che cosa sono le derivate? Le derivate che vedete in questo pannello sono quelle che sono configurate in questa colonna. Quindi tutta questa colonna sono tutte derivate. Derivate di cosa? Derivate delle coppie madri, che sono quelle che vediamo dalla sinistra. Poi andiamo a spiegare come mai euro-dollaro e dollaro-yen generano euro-yen, GBP-USD-yen genera GBP-yen. Non mi voglio dilungare perché direi sempre la stessa cosa. Queste due coppie generano queste e così via di seguito. Allora, diciamo in primo luogo che le coppie di valuta, in questo caso vedete che sono tutte a coppie, euro-dollaro, GBP-dollaro, AUD-USD, sono coppie di valuta. Non sono altro che un rapporto, una frazione potremmo dire. Potremmo dire che euro-USD, potremmo fare euro, vediamo un po' se facciamo così, euro diviso USD.
non è altro che una frazione. In questo esempio, nel primo pannello abbiamo il dollaro che è al denominatore. Nelle altre parti invece abbiamo il dollaro che invece è al numeratore. Quindi io ho accoppiato in un primo pannello tutte le coppie che contengono il dollaro, che si chiamano le measure, quindi che non sono altro le coppie che generano poi le figlie. Come si fa a generare da una coppia una derivata? Molto semplice, molto, molto semplice. Dobbiamo un poco ritornare a scuola quando abbiamo studiato le frazioni. Una regola fondamentale delle frazioni dice questo: il prodotto di due o più frazioni non è altro che una frazione avente per numeratore il prodotto tra i numeratori e per denominatore il prodotto dei denominatori. Per cui, se noi abbiamo euro-dollaro, eccolo qua, euro-USD non è altro che una frazione. Questa frazione noi la moltiplichiamo, facciamo per USD yen, che non è altro che un'altra USD yen, non è altro che un altro rapporto, GB yen. Qui non viene bene perché le dovrei mettere associate, euro per USD yen, è la proprietà invariantiva, quindi noi, la proprietà che vi ho detto prima, se noi in sostanza vogliamo moltiplicare la frazione euro-dollaro per USD yen, quindi magari USD yen lo mettiamo da quest'altra parte per non sporcare USD, vorrei che questo concetto fosse chiaro. Perché una cosa è vedere il pannello e fidarsi di quello che poi dà come segnale, una cosa invece è capire cosa c'è dietro. Quindi ne abbiamo detto, abbiamo euro-dollaro che andiamo a moltiplicare per dollaro-yen. Se noi dobbiamo moltiplicare queste due frazioni, per la proprietà invariantiva, noi non facciamo altro che dividiamo il dollaro qui. E qui otteniamo euro yen. Ecco perché euro yen è la coppia generata da queste due coppie. Come GBP dollaro e USD yen genero GBP yen, perché noi non facciamo altro che andare a moltiplicare GBP dollaro moltiplicato per USD yen, noi non facciamo altro che andare a eliminare, a semplificare il rapporto delle due frazioni e otteniamo GBPN. Eccolo qua. Questo è il concetto della derivata. Invece, in questo, poi dopo spieghiamo il perché poi vanno in un determinato senso, escono delle percentuali. Invece, nel secondo caso, quindi qui abbiamo messo insieme nel pannello e le due coppie hanno il dollaro al denominatore, le altre coppie invece sono quelle che abbiamo al numeratore. Mi ascoltate? Sì. Ok. Invece nel secondo pannello, che è questo piccolino qua, abbiamo messo insieme il dollaro, in questo caso che sta al denominatore, con altre coppie che hanno il dollaro. Quindi qui è al denominatore e qui è al denominatore. Quindi le abbiamo entrambe al denominatore, a differenza delle altre coppie. Che cosa succede qui? In questo caso noi, invece di moltiplicare, di fare la moltiplicazione delle frazioni, andiamo a fare una divisione. Se facciamo euro USD diviso, in questo caso qua facciamo AUD USD, sempre della proprietà invariantiva, quando dobbiamo fare la divisione tra due frazioni, noi possiamo semplicemente moltiplicare la prima frazione euro-dollaro per l'inverso della seconda. Se avete compreso l'esercizio che vi ho detto prima, cioè quello di semplificare
USD, abbiamo USD yen. Qui abbiamo euro-dollaro. Diviso a USD, però andiamo a fare la moltiplicazione. Quindi se andiamo a fare la moltiplicazione, noi non faremo altro che fare EUR USD moltiplicato per USD a USD e abbiamo la derivata EUR a USD. È lo stesso valore per queste due. E si ottiene la derivata. Quindi la derivata si ottiene in questo caso e anche in quest'altro caso. In quest'altro caso, invece, sempre, vedete che in tutte le coppie abbiamo scelto sempre coppie che hanno il dollaro o al numeratore o al denominatore. In questo caso, invece, abbiamo il dollaro al numeratore e anche qui al numeratore. Invece qua erano al denominatore e denominatore. Ecco perché sono tre pannelli. Adesso il buon nostro amico Marco Fornero, questo pannello gli avevo chiesto di cambiare i colori, li ha cambiati, quindi ha fatto un pannello con dei colori con il contorno diverso da questo qua, da questo qua, per avere, diciamo, un'idea che sono tre pannelli contenuti in un unico, un po' più grande. In questo caso noi non facciamo altro che fare USD, franco svizzero, diviso USDN. Per la proprietà invariantiva noi faremo USD CHF moltiplicato l'inverso, yen USD. Facciamo la semplificazione ed otteniamo G franco svizzero yen. Sostituiamo, non la voglio prendere tanto per le lunghe, ma se nelle coppie delle frazioni noi andiamo a mettere per esempio dei numeri, vedete che il risultato non cambia. Il risultato sarà sempre questo. Se mettiamo al posto delle frazioni, dei numeri a euro-dollaro, per esempio nel primo caso, mettiamo un valore a euro 125 per dire un numero a caso, al dollaro, al denominatore ci mettiamo 5 e qua sopra il dollaro è sempre 5 e allo yen mettiamo 100, se moltiplichiamo i numeratori e moltiplichiamo i denominatori avremo sempre come controvalore 1,25, tanto per dare un esempio di come queste coppie non sono altro, rispondono matematicamente a quello che è l'andamento di queste due coppie. Fatto questo passaggio, adesso bisogna spiegare un attimo qual è l'idea. Domenico, poi fermiamoci un attimo, vediamo se è chiaro comunque il concetto. Sì, va Ci bene. sono domande? Ci sono domande? Cioè, è tutto chiaro? Non è complicato, però magari qualcuno non ha mai avuto a che fare con le istruzioni e andando Non avanti non trova. sono altro che frazioni, no? Se uno invece di guardare EUR USD, non è altro che un rapporto EUR diviso dollaro, GBP diviso USD, una frazione data da un numeratore e un denominatore. Il numeratore è la componente fissa d'unità nella coppia. La variabile invece è il denominatore. Quindi in questo caso si dice, contrariamente a tanti anni fa, che i cambi quotano in effetti certo il certo. Il certo è la componente che sta al numeratore. L'incerto. Domenico, c'hai problemi al microfono. Non ho capito, scusami. C'hai problemi al microfono. Adesso mi senti? Mi Va. ero un po' allontanato forse. No, bravo, quando ti allontani esci a tratti. Ok, mi ero un po' allontanato. Allora, abbiamo Assolutamente. detto che l'euro è la parte fissa, che sarebbe al numeratore. Tutte le valute che stanno al numeratore sono l'unità, rappresentano l'unità. Quindi se noi leggiamo un cambio, euro-dollaro, dobbiamo dire quanti dollari, che è la parte variabile, occorrono per un euro. Quanti dollari occorrono per una sterlina? Da quest'altra parte, quanti yen occorrono per un euro? Quindi i cambi, ricordatevelo, quotano certo per incerto. Nel passato, molto lontano, prima di questi cambiamenti, era tutto il contrario. I cambi quotavano quando c'era, diciamo, la lira e quindi non c'era ancora l'euro. I cambi quotavano, in effetti, a eccezione della sterlina, che sono state sempre contrari i inglesi. Quotavano incerto per certo.
L'inserto era il numeratore, la parte certa era il termine. Domenico, c'hai un'altra volta problemi col microfono. La linea che non mi funziona. Io adesso ho la linea diretta. Mi sentite adesso? Mi chiedo scusa, mi sentite? Sì, sentiamo piano piano vai, va via la voce. Ah, ho capito, vediamo un po' se devo alzare qui. Vediamo un po', adesso si sente? Sì, si sente. Si sente adesso? Ho alzato un po' il volume del microfono. Ok, andiamo avanti, se no non ce la faccio. Domenico, va Allora, via, sì? si abbassa la voce, non so perché. Un po' perché succede questo non te lo so dire. Adesso? Prova a parlare. Allora, in effetti adesso volevo spiegare quali sono le idee di trattare queste correlazioni e come utilizzare queste percentuali che appaiono sul pannello. Mi sentite? Sì. Ok, allora, nella prima parte che ho spiegato, che abbiamo messo le coppie nel modo in cui ho spiegato, noi riteniamo che dal punto di vista matematico, che se la prima coppia esprime una percentuale in una direzione, in questo caso quando ho fatto questa slide, l'eurodollaro sta facendo più 0,53, quindi significa che in realtà Domenico, Domenico, sì. Domenico, Sì. vai via a un certo Vediamo se tolgo il microfono, se mi sentite meglio. Vediamo un po'. Sentite? Sì. Adesso sentite meglio? Vediamo un po' se posso mettere qui a livello di microfono qua. Adesso sentite? Se stai col portatile, usa il microfono del portatile. Io in effetti avevo messo il jack con la cuffia. Allora utilizzo l'altoparlante e il microfono del portale, ok? Noi ti sentiamo bene. Si sente meglio? Sì. Ok, allora, Sì. Vai. stavo dicendo che in effetti queste percentuali più 0,53, più 0,17, più 0,15, come vedete, il dollaro ci vogliono in questo caso nelle coppie. Stava deprezzando il dollaro perché se fa più 0,53 significa, essendo variabile, la parte variabile per spiegare questa percentuale, 0,53% in più di dollaro per comprare un euro. Vedete, qui i cambi non ci sono, ci sono espresse solo le percentuali. Poi uno se va a cliccare, e qui in effetti lo spirito di questo pannello è andare a tradare solo sulle derivate in questa coppia. Invece di andare a lavorare su euro-dollaro e USD-Yen, si va a lavorare su euro-Yen. Andare a operare su euro-Yen va a significare come se uno facesse un'operazione su euro-dollaro e su USD-Yen. Però attenzione, con quale spirito? In questo caso non sono emerse gli alert, non li vedete gli alert. In questa parte bianca, e chiedo se mi sentite, mi sentite? Male. Male. Adesso io in Però effetti meglio di prima. meglio di prima, ok. In questo quadratino qui in effetti appaiono delle frecce. Bravo, è meglio che mi dai un aiuto. In alto se bisogna andare long, ma long sull'euro yen. Se qui appare uno short su GBP, ma quando appariranno queste frecce? Allora, queste frecce appariranno in questo caso. Noi diciamo che se euro-dollaro sale e anche il dollaro-yen sale, forte sale euro-yen. È la relazione matematica delle proporzioni che ho spiegato prima. Visto che euro-yen è frutto, in questo caso non esce il segnale perché sono discordanti. Euro-dollaro in effetti sale, dollaro-yen scende. Quindi in sostanza, in questo caso, non andiamo a trattare euro-yen, come non andiamo a trattare queste altre coppie. Caso ha voluto che quando ho fatto questo pannello non c'erano queste risultanze. All'inverso, se dollaro-yen scende e euro-dollaro scende, quindi è percentuale negativa, euro-yen scende e esce la freccia short.
andare a trattare il trend. Poi adesso andremo sul pannello della MetaTrader in questo momento e vediamo se ci sono delle percentuali. Adesso io volevo solo spiegare. Esatto, se le frecce sono così, qui esce il segnale short. Invece se sono, questo è long, questo è long, questo sarà fortemente long. E questa è la spiegazione del primo pannello. Parliamo adesso del secondo pannello. Il secondo pannello invece è diverso a livello di relazioni della derivata, perché abbiamo il dollaro al denominatore e il dollaro al denominatore. In questo caso invece, se euro-dollaro sale e AUD scende, a maggior ragione euro-AUD sale. In questo caso questo sale, questo sale, questo sale, quindi percentuale come stava adesso. Se questo scendono, in questo caso questi salgono. In questo caso sta facendo 0,53 per un motivo semplice. Il dollaro nel momento in cui è stato fotografato si stava deprezzando verso l'euro, quindi l'euro qua viene richiamato, qua viene richiamato, perché queste poi si incrociano, sono sempre le stesse coppie per andare a lavorare sulla derivata. Diciamo che si va a lavorare sull'anomalia delle correlazioni, sull'anomalia. In questo caso qua è come da quest'altro lato qua. Adesso invece USD, franco-svizzero, altra coppia dove abbiamo detto che abbiamo invece il dollaro al numeratore. In questo caso qua, se USDCH scende, quindi significa ci vogliono meno franchi svizzeri per comprare il dollaro. In questo caso qua, quindi significa che il dollaro rispetto al franco svizzero si sta in effetti deprezzando, perché ci vogliono meno franchi svizzeri per acquistare il dollaro. Ricordatevi sempre che la parte variabile, quando andiamo a spiegare i cambi, andiamo a ragionare sul denominatore, che è la parte variabile. Qui abbiamo USD, GP, qui risponde alla logica, perché se il dollaro con franco svizzero in questo caso qua si sta deprezzando, anche contro lo yen si sta deprezzando, ma lo vediamo già qua con lo yen come è in deprezzamento, chiaramente qua risponde con la stessa logica della percentuale di prima. In questo caso qua, se questo scende e USD yen sale, questo sale più forte ancora. Viceversa, sono poi inverse. Se USD franco svizzero sale e USD yen sale, in questo caso qua noi andiamo a fare, se USD CH sale e USD yen scende, abbiamo CH yen che scende più forte. Questa è la spiegazione del pannello delle derivate. Quindi, riepilogando, questo pannello serve solo a operare sulle derivate. Non andiamo a operare sulle major, quelle che hanno il dollaro o al denominatore o al numeratore, ma solo sulla derivata. È chiaro questo concetto? Magari capite che questo pannello qua si lavora solo. No, c'è solo una domanda. Dimmi. Per quanto riguarda la percentuale che compare di fianco alla coppia, come viene? Adesso le percentuali le andiamo a vedere direttamente sul grafico e poi sarà oggetto di, diciamo così, di presentazione da parte di Marco, che ho preteso che fosse presente anche lui, perché se non escono i segnali a significare che sono stati fatti dei settaggi, che i segnali dovranno uscire a determinate condizioni. Anzi, in questo caso chiedo proprio a Marco Tornero se vuole intervenire, in modo che diciamo così risponde direttamente lui a Gianluca e a tutti i partecipanti. Allora, la cosa che vi devo dire è questa: non credo che a voi interessi sapere, vabbè, se euro USD sale, USD JPY sale, allora euro JPY sale. La cosa che dovete fare è guardare quando c'è un segnale,
e andare naturalmente a controllare se le condizioni sono giuste e operare. Le percentuali sono semplicemente riferite rispetto alla giornata precedente, rispetto a delle medie, rispetto a dei pivot, ci sono dei vari filtri per farli. Quindi quando è che si accende un segnale? Si accende un segnale quando si verificano determinate condizioni che si possono settare da programma. Ad esempio, possiamo dire che non si accende un segnale buy fino a che la percentuale della terza colonna non è maggiore di 30, oppure si smette di fare un segnale buy quando è superiore a 50. Sono tutte cose che possono essere tarate a seconda della sensibilità di chi lavora, perché io posso volere essere molto più tranquillo e mettere dei range molto stretti, c'è chi invece è molto più spregiudicato e mette dei range molto più larghi. Sono abbastanza è una cosa abbastanza soggettiva, ecco, il modo di tradare. La cosa che dovete sapere è che nella prima parte del pannello sono correlazioni dirette: se una sale l'altra sale, la terza sale. Nella seconda, se una sale e l'altra scende, allora la terza sale, e l'ultima è una correlazione ancora diversa. Quindi questo è quello che succede. Poi sulle correlazioni potete andare a trovare migliaia di cose su internet di come si fanno le correlazioni. Questo è semplicemente un pannello che le riunisce tutte insieme, con un colpo d'occhio vi dà un segnale, che naturalmente, ripeto, non è che se c'è un segnale di andare long uno prende e va long, magari va a controllare e va a vedere più o meno che cosa sta succedendo, perché potrebbe esserci uno spike, potrebbe esserci chissà che cosa. Quindi insomma è solo un segnale che vi dice: attenzione, qui si dovrebbe iniziare a pensare a un long o a un reverse, perché se supera il 50% o il 60% quanto avete programmato nella terza colonna, compare una freccia che vi dice che probabilmente... Chiedo scusa, Marco, vai. La forma in questo momento? Ecco, bravissimo, perfetto. Perfetto, questo è dove ho messo il pannello. Allora, abbiamo spiegato, questo avevo detto che c'erano dei colori diversi, e i colori diversi ci sono. Nel primo pannello che ho spiegato prima, che contengono il dollaro qui al denominatore e qua al numeratore, dei segnali sono usciti, però adesso in questo caso qua in effetti c'è la freccia per dire che ormai si è in ritardo. Quando è uscito, vedete, GBP dollaro 0,56, dollaro yen 0,84, più forte GBPN, e infatti GBPN ha fatto un 1,40% in più, vedete? Quando è uscito questo segnale, lo andiamo a vedere il settaggio, vediamo un po' il settaggio, liste indicatori, non so qua lo vedo, qui abbiamo il pannello derivate, modifica, eccolo qua. Noi abbiamo detto la percentuale minima delle coppie 0,10, la percentuale massima 0,60. Quindi, è meglio lasciarle invariate comunque. Non ho capito, scusami. È meglio lasciare i valori invariati. Ecco perché, in effetti, che possa essere una situazione di correzione o addirittura di inversione. Perché GBP franco svizzero, in effetti, più 0,97. Da quest'altro pannello, piccolo pannellino, noi possiamo andare a vedere, adesso stavamo controllando GBPN, il GBP forza 5,4, lo yen si vendeva. Quindi anche questo pannello dava forza a quest'idea, per dire le altre annotazioni. Poi uno può andare direttamente sul grafico. Adesso facciamo questo dove c'è la freccia. Questa freccia fa parte del secondo pannello, dove io ho detto che è un pannello dove c'è il denominatore, questa parte qua, per entrambe queste coppie come dollaro al denominatore. Quindi abbiamo detto prima che se Audi in questo caso scende e NZ da dollaro sale, forte scende Audi NZ, infatti 0,37.
Quando clicca qui, basso direttamente su Audi NZ. Adesso è un po' lento, paginando perché ho diverse connessioni. Apre direttamente sulla coppia e mi va a dire, eccolo qua, sono andato su Audi NZ. Audi NZ, come vedete, è in discesa. Probabilmente il segnale è uscito poco fa. Quindi era tutto in salita, non appena si è verificata la condizione che abbiamo stabilito, allora il trend è andato giù. Poi, per carità, uno può andare anche a vedere gli altri time frame, come ho detto io, con l'indicatore mini charts. Mini charts fa vedere che a 15 minuti era in salita, questo invece è quello che noi abbiamo a 30 minuti, in effetti sta facendo delle pin bar, ma sono le 21.37, insomma ancora non è finita la mezz'ora. Per dire l'utilità di queste frecce. E adesso di passare al pratipo, al pannello pratipo. È chiaro l'utilizzo dei pannelli? Vediamo se ci sono domande. Sentite? Vediamo se ci sono domande. Sì, sì, tutto chiaro, grazie. Allora. Ok, ok. Andiamo adesso a vedere il pratico. Sarà meglio che lo partiamo direttamente qua sopra perché è in collegamento in diretta. Anche se sto su un grafico diverso, Audi NZ, io qui in effetti ho la possibilità di poter andare sui mercati con questa bottoniera. Come funziona il pratico? L'idea mia del pratico è che in effetti poi ho suggerito e commissionato a Marco questo indicatore è questa. Io ho detto metto in relazione delle coppie che hanno in questo caso qui che hanno il dollaro tutte quante insieme, ma possono essere combinate anche in una maniera diversa, anzi se ne possono aggiungere altre con, solo con lo yen. Abbiamo provato così. Qui abbiamo l'euro dollaro, GBP dollaro e USD. L'idea mia qual è? L'idea mia è questa qua. In questo caso io ho considerato, scusate se vi racconto una favoletta che rende meglio l'idea, ho considerato queste tre coppie come se fossero tre fratelli. Questi sono tre fratelli, uno, due, tre, le coppie, fratelli, fratelli, fratelli. Lo stesso questo qua. Io abito a Latina, no? E ho immaginato che euro, dollaro, tutte e tre, partono da Latina, euro dollaro parte da Latina, GBP dollaro da Latina e vanno a Roma. Euro dollaro utilizza come mezzo di trasporto il treno, GBP dollaro utilizza come mezzo di trasporto l'auto e USD va con la Vespa. Tutte e le coppie, avendo il dollaro al denominatore, quindi il mio pensiero qual è? Se il dollaro si apprezza o si deprezza in linea generale lo dovrebbe fare contro tutte le altre valute. In questo caso qua, euro dollaro sta facendo meno 0,57, GBP dollaro sta facendo più 0,48, Audi USD sta facendo meno 0,26. Il mio pensiero è quello di concentrare l'attenzione su chi è in ritardo rispetto alle altre due coppie che sono in discesa. Qui abbiamo euro dollaro che sta facendo meno 0,57, Audi USD sta facendo meno 0,26. A chi devo dare più fiducia? A che GBP dollaro e euro dollaro vanno a raggiungere il dollaro e lo stesso Audi dollaro raggiunge GBP dollaro oppure viceversa? Anche se in questo momento la sterlina sta facendo tutta una strada, tutta sua particolare. Ritornando ai nostri tre fratelli che rende un po' l'idea, se tutti e tre vanno a Roma, capiterà che euro dollaro, che abbiamo detto che andate con il treno, se il treno non subisce incidente, non subisce fermata, arriva a Roma, forse prima il GBP dollaro che è andato in auto, ha trovato traffico, questo è andato addirittura con la Vespa, non lo so. Però prima o poi tutti si dovranno incontrare, prima o poi si incontreranno. Noi dobbiamo solo scegliere la tempistica, ma quando si incontrano, in questo caso noi riteniamo che andiamo a lavorare su quelle che più
più lenta. Più lenta non significa che 0,48 sta facendo più 0,48 è più lenta rispetto a chi sta facendo meno 0,58 e questo meno 0,26. Per quale motivo? Perché il pilota sta facendo più 0,47 è in ritardo nella discesa rispetto a Eurodollar e AutoUSD. Se andiamo a vedere quest'altro qua, è lo stesso. Adesso voi non vedete il segnale perché abbiamo voluto mettere dei filtri. Uno dei filtri è, oltre che la percentuale, è anche il pivot. Abbiamo detto, ok, va bene tutto, però il segnale deve uscire, in questo caso dovrebbe essere, in questo caso guardando le percentuali dovremmo fare GBP dollaro short, ma solo se il GBP dollaro è sotto il pivot. Non esce il segnale perché GBP dollaro probabilmente sarà sopra il pivot. Ci clicchiamo. O forse perché AUDUSD non è ancora raggiunto il 30, lo 0,30, credo. No, guarda, vedi, GBP dollaro, e qua vediamo come percentuale più 0,47 rispetto alla candela attuale. Quando parliamo di candela attuale, noi parliamo sempre di candela giornaliera, se mettiamo l'attuale. In questo caso qua sta scendendo. Quindi, in effetti, pur vedendo una percentuale alta, come vedete, GBP dollaro probabilmente andrà a raggiungere, ma andando all'indietro chiaramente, AUDUSD e EURUSD. Andiamo a vedere un altro cambio. In questo caso sarà la stessa cosa. Io perché vado a vedere queste coppie e non le altre? Perché io vado a vedere l'unica coppia che sta avendo un comportamento anomalo rispetto alle altre due. Io vado a lavorare in questo caso sulla coppia che è in ritardo. Ecco da qua Bravo, che è un animale che è molto lento. Se questo sta facendo più 0,66, questo sta facendo più 0,92, mi aspetto che USDCAD ti vada a raggiungere. Quindi USDCAD probabilmente sta facendo meno 0,02, ma deve andare sopra, deve andare sopra. Ha fatto tutta questa discesa, però molto probabilmente il segnale non esce ancora, perché il pivot è qui, non sta ancora sopra il pivot. Se va sopra il pivot, qui esce il segnale, ma qui uscirà un segnale long. Io mi aspetto che USDCAD sia long. Peraltro, guardate anche perché non esce. Noi abbiamo due forze molto che litigano tra di loro in questo pannello. Abbiamo un CAD che si compra, un dollaro che si compra. Se noi vogliamo fare USDCAD, questo rapporto deve invertire, perché in questo momento è più forte il canadese rispetto al dollaro, ma sono tutti e due forti in acquisto. Il segnale non esce sia per il pivot e anche per queste considerazioni che uno va a fare per dire che cosa andiamo a fare. Vediamo adesso come l'indicatore del Bradipo. Abbiamo usato 0,20 e 0,1 a livello di percentuale. E poi il filtro pivot, io ho scritto su, ma chi non lo vuole ci metta falso, voglio dire, perché qui il pannello sia falso che tu. Uno vuole cambiare le percentuali, le cambia. Io l'ho settato in questo modo. Scusami. Dico una cosa sola, naturalmente queste, la differenza e il pivot sono fatti sempre per avere filtri maggiori. Se uno è un po' più spregiudicato, non mette il pivot e mette molto più larghi i filtri. Se uno è un po' più conservativo, mette il pivot e aumenta i filtri. Quindi diciamo, i filtri servono semplicemente per non prendere qualunque segnale, ma prendere i segnali possibilmente migliori, ecco, solo quelli. Questo studio sui pannelli, perché tutti quanti conosciamo, diciamo, le correlazioni dirette, indirette, tipiche, atipiche, chi corre di più, chi corre di meno, eccetera. Però andare a dare uno strumento al trader, che, il quale decide magari a cadenza, quando c'ha voglia, c'ha tempo di andare a vedere il pannello, si rende conto quale coppia
devi andare a tradare tenendo presente la forza o la debolezza delle valute. Quindi qui sceglierà solamente la derivata, qui la derivata. In questo caso, qui si scelgono le derivate, da qui fino a qui. In quest'altro pannello, invece, si può operare su una delle tre che sono messe in linea orizzontale. È allo studio anche l'aggiunta di altre coppie ed è mia intenzione andare a mettere tutte le coppie che hanno lo yen giapponese, perché lo yen quando si muove in determinato modo si trascina tutte le altre divise ed è ancora, diciamo così, più forte andare a operare, mentre qui si lavora solo sulla derivata, qua invece uno può lavorare su una delle tre, quella che in effetti risponde più a un criterio di impostazione che a Riccardo. Hai da aggiungere qualche cosa? La cosa bella, la cosa strana di questo pannello, del pannello slot, è stata una scoperta anche per me. Questa cosa che sembra impossibile, ma quando due coppie sono da un lato e l'altra è dall'altro, normalmente tendono a riunirsi. Ripeto, sono monete completamente differenti, tutte cose differenti, però funziona. Devo dire che in questo caso Domenico, non so come, non so perché, ma ha fatto un bellissimo lavoro. Ma io devo dire la verità, ho ragionato con quell'esempio che ho portato io, perché parlando di matematica, parlando di relazioni, io ho detto, beh, se due devono viaggiare insieme, chiaramente sarebbe assurdo, no? Che le coppie si muovono tutte simultaneamente e tutto uguale. Se si devono muovere tutto uguale, significa che qua abbiamo euro-dollaro, qui abbiamo euro-dollaro e qui abbiamo euro-dollaro. Se abbiamo tutte le euro-dollaro, chiaramente avremo tutte quante avranno lo stesso movimento. Insomma, non ci sono... no, qui abbiamo euro-dollaro, fa meno 0,49, euro-dollaro meno 0,49, euro-dollaro meno 0,49. Se le mettiamo insieme, chiaramente hanno tutta la stessa percentuale. Allora io mi sono detto, se il dollaro, sempre ritornando al discorso di prima delle frazioni in matematica, quindi ho detto, poi chiaramente la tempistica da azzeccare, andiamo a vedere l'ADNZ che sta facendo. Io perché a quest'ora non trado, perché non mi piace tenere le posizioni aperte durante la notte. Abbiamo detto qui che scendeva, voglio dire, H1, lo andiamo a vedere in un altro time frame, M30, vediamo che sta facendo. Qua. Voglio dire, alla fine, cioè, si sta rivelando idoneo, non sbagliato questo segnale quando parte, veramente coglierlo per tempo, quando esce, allora in effetti l'unica cosa che ti volevo chiedere, Marco, ma come alert uno deve avere sempre il grafico oppure si può anche mettere un alert? Allora, diciamo... non ho messo un alert perché se no l'alert suonerebbe ogni volta che passa da lì sopra, cioè il computer non può sapere che te l'ha già dato l'alert, quindi ogni lui fa un calcolo a ogni tick, quindi ogni tick ti direbbe di attenzione che c'è una cosa, ecco perché non si fa l'alert sul pannello. Però una cosa volevo dire, scusami, naturalmente vedete che c'è, può essere candela attuale o candela precedente. Cosa vuol dire? Vuol dire che si fanno i calcoli sulla candela di prima o sulla candela attuale. Allora, se tenete dei time frame grandi è meglio fare sulla candela attuale, se tenete dei time frame piccoli è meglio farlo sulla candela precedente. Anche questo è una sensibilità che deve avere chi opera. Naturalmente non è che è uno strumento che va bene per tutto. Dovete affinarlo a seconda dei vostri gusti di trading. Perfetto, perfetto. Già guardando questo pannello, in effetti è una cosa utile. Adesso passiamo al grafico, quindi ne abbiamo discusso. Adesso parliamo della gestione del trade. Un po', eccolo qua.
quindi ognuno poi ha il proprio metodo, può fare le proprie valutazioni, le proprie considerazioni. Quindi io dico stop loss, numero dei PIP pari a quelli evidenziati dall'ATR a più periodi, salvo quelli dell'average più range a un periodo superiore. Rischio massimo non superiore al 2%, salvo rischio di 2%, quindi teniamo conto anche, diciamo così, della leva. Take profit due livelli con previsione di ingresso due perdite. Segue un po' con la logica in effetti degli altri pannelli, che dopo magari facciamo vedere un attimo gli altri pannelli. Sono 21,52. Quindi take profit 80% di PIP SATR utilizzata per lo stop loss. Secondo take profit 100% di PIP SATR utilizzata per lo stop loss. In caso di raggiungimento primo take profit si posiziona la seconda size a pareggio. Poi si può, a seconda del proprio comporto economico e psicologico, applicare il trailing stop. Cosa che fa molto bene l'amico Marco, il quale mi telefona, mi manda tutti i suoi report. Dice, oh, sta funzionando l'amore, tipo questo, quello, quello. Bene, bene, bene. Sono contento. Questo non è altro che una segnalazione del PIMO, per dire, in effetti, se uno mette un indicatore di PIMO, c'è pure la segnalazione dei vari livelli di stop loss, cioè di supporto a seconda delle varie indicazioni, che possono essere i livelli di profitto oppure di stop loss. Andiamo avanti, più di tanto. Allora, preferibilmente operare in H1 con ordini pendenti stop. Vai stop al massimo della candela, se stop al minimo della candela. Questa era l'indicazione che do io quando si va a operare su queste situazioni. Vado un attimo adesso qui per vedere. Voglio trovare in effetti. Scusa un attimo. Ecco qua. Io ho messo combinato il pannello local bar e nodo di cravatta. Anche questi in effetti rispondono a delle proprie logiche. Vediamo un attimo. Gianluca, abbiamo trattato insieme KDN. Sì, io sto ancora dentro. Tu sei ancora dentro, perché KDN, eccolo qua. Erano verso le 4 quando ci siamo sentiti. Sì. Guardate, se KDN adesso si segnala non c'è più, ma alle ore 4 in M30, in H1, è uscito questo segnale. Questo segnale qui, vedete la freccia, segnalava un'operazione long, quindi c'era un prezzo qui long, quindi questo livello di prezzo qui, per entrare long. Aspetta, diciamo una cosa, che questi pannelli sono pannelli in trend, cioè questi cercano di seguire il trend dopo un ritracciamento. Sì, è il discorso della local bar e il nodo di cravatta, sono due strategie, sì. Due pattern che si verificano in trend, perché ci sono altri pannelli che invece lavorano contro trend, cioè si aspettano la fine del trend, questi invece lavorano in trend, sono una modalità di lavoro per chi ama seguire i trend. Guardate ragazzi, vuole entrare questa operazione qui è suffragata dall'inizio anche dal CAD forte in acquisto, perché dal punteggio di 6 in su si illumina di verde, e lo yen che dal 2 al di sotto del 2 completamente debole. Quindi a maggior ragione uno, se vede questa figura, non lo deve abbandonare il prezzo. Quindi CAD yen long. Adesso possiamo andare a vedere quelle che ci sono adesso. Usi CAD a 30 minuti, poi non è detto che quando escono i prezzi effettivamente poi uno subito deve entrare. Sono tutti ordini pendenti, ma li va a valutare. Usi CAD. Sì, basta riguardarsi un attimo i webinar sulle due tecniche. Ecco, noi abbiamo fatto un webinar parlando della local bar e un altro del pannello nodo di cravatta. Il pannello è stato creato dopo, però la tecnica è questa serve per aiutare.
E poi naturalmente i pannelli sono vicini, quando due segnali sono su un pannello e sull'altro allo stesso tempo, probabilmente c'è una buona possibilità che si verifichi. C'hai due conferme. Eccolo qua. E questo invece è un pannello di inversione, no, quello di prima. Questo è un pannello di inversione. Lui cerca un punto di entrata di inversione. KDN in H4, eccolo qua, KDN in H4, e dice probabilmente potrebbe ritracciare, però onestamente io fino a che CAD sta in acquisto, yen qui in vendita, sarà un po' difficile che torni indietro, no? Poi dopo alla fine non sofferma più la propria attenzione su questo cambio, andiamo a vedere euro franco svizzero. Euro franco svizzero, quindi questo si vende, franco svizzero si compra, non, già direi di no. Vediamo un attimo, eccolo qua, vedete? Perché chiaramente no. Euro franco svizzero a 30 minuti, questo è uscito un reverse, però finché che il franco svizzero si vende, no? Chiaramente io per fare short devo vendere l'euro e devo comprare il franco svizzero. Il franco svizzero si vende, quindi sono operazioni contro il trend, vanno, questo è uscito anche qua il pattern. Avete delle domande? No, Marco, non trovo il gruppo per postare il link. Si chiama... Dimmi solo come si chiamava, che c'è una marea. Si chiama Indicatori Robottini. Aspetta. Ah, ok, l'ho trovato. MFM. Esatto, MFM. No, il link me lo devi passare tu perché non ce l'hai visibile. E come faccio a metterlo visibile? Allora, ragazzi, prima di concludere, seguendo un consiglio di qualche amico, un piccolo ripasso veloce penso che possa tornare utile. Così chiudiamo con una piccola stringente di riepilogo veloce. A cosa servono le correlazioni? Le correlazioni servono semplicemente a tratare quella coppia di valuta che meglio risponde a determinati presupposti che sono di carattere, di ordine matematico. Abbiamo messo insieme delle coppie, in questo caso qua delle coppie che hanno il dollaro al denominatore e qui al numeratore. Quindi sono coppie che generano una derivata. Abbiamo spiegato prima come si genera una derivata, ma pure se non entrate adesso nella logica di come si genera una derivata, credetemi, queste sono le derivate. Quindi non dovete manco, per coloro che magari per la prima volta si approcciano a questo lavoro, andare a capire come nasce una derivata da una madre che genera una figlia. Il lavoro è già stato fatto su questo pannello. Queste sono le derivate. Da qua fino a qui sono derivate, punto. Poi sono altri che il risultato delle coppie madri. Come si va a lavorare? Abbiamo detto la prima parte del pannello, se questi qua salgono e questi salgono ancora più forte. Se questi scendono e questi scendono, quindi abbiamo percentuale negativa, queste altrettanto scendono. Esce il segnale quando in effetti c'è questa armonia. Abbiamo fissato delle percentuali, qui effettivamente il GBP dollaro sale, l'USDN sale, quindi qui in effetti non c'è la freccia up perché riteniamo che abbia potuto esaurire già la forza, in questo caso in salita. Andiamo a vedere per curiosità, poi uno lo vuole tentare, ci tenta, GBP yen. Domenico, posso fare una domanda? Come no, tutto quello che vuoi. CAD yen, perché non è stato incluso? Dove sta? No, non... Perché non è, non contiene l'USD, credo. No, perché CAD yen può essere sempre
una derivata. Sono derivate multiple e derivate più semplici, ne andremo a costruire in via successiva. Adesso siamo andati più, perché tutte le coppie che non contengono il dollaro sono figlie di altre coppie, quindi abbiamo ritenuto, per semplicità di approccio a questa metodologia, andare a lavorare su tutte quelle che sono generate dal cross del dollaro. E come ti dicevo prima, poi andremo a lavorare anche sullo yen. Mi hai parlato dello yen, giusto? No, perché appunto, perché io la facevo con tramite USD CAD e USD yen. USD yen e USD CAD, siamo in questa tipologia qui. Abbiamo USD yen e USD CAD, non fa altro che CAD yen. Ma manca. Esatto. Vabbè, si può aggiungere. Cioè, non ci sono limiti. Tanto è vero che ho commissionato un altro lavoro al caro amico Marco. Speriamo che si possa portare a termine. Su Viscon Discoff, mettendo in relazione i beni di rifugio con gli indici di borsa, con l'oro, mettendo in relazione l'oro con il dollaro, mettendo in relazione il petrolio con la coppia USD, perché ci sono delle relazioni anche con le commodity, con delle coppie di valute, dove sono paesi dove in effetti ci sono risorse di giacimenti di petrolio, che può essere l'USD CAD con il petrolio. Abbiamo anche stabilito di poter vedere anche le coppie che riguardano in effetti l'AUD, NZ e il CAD, e per andare a vedere il mercato di scon di stock. E come ulteriore, diciamo così, ultimo pannello che Marco ha già lavorato, che non ho potuto verificare oggi perché delle notizie oggi non ci sono state, è un altro pannello che lavora sulle new, ma questo sarà oggetto di un altro webinar. Però attenzione, lavorare con le new, ma non prima o un attimo prima che esce la new, no, lavorare la new dopo 10-15 minuti, ma non con un expert advisor, un esperto che fa tutto da solo, no, ci darà anche questo sulla new delle notizie. Anzi, ce l'hai il pannello che mi hai mandato, se no lo devo prendere da Telegram. Marco, ce l'hai a disposizione? Sì, certo. Mettelo te, così gli diamo un attimo un'occhiata per poter spiegare, dare un diciamo così, una curiosità sull'idea di questo pannello che lavora sulle new. Domenico, io ti suggerirei di trattare l'argomento separatamente. Va bene, era solo per dare un'idea e poi dopo, la prossima volta, le persone che stanno... Va bene per il pannello, però il discorso è che la tua visione delle new e come intendi poi tradarle e come vengono poi visualizzati i segnali sul pannello, dovrebbe essere fatto un bel discorso introduttivo. Ah, certo, è importante, è anche molto elaborato, ma solo far vedere il pannello e poi chiudiamo qui la serata. Solo far vedere il pannello, poi chiudiamo. Marco, lo ce l'hai tu? Sì, ce l'ho io. Ok. Allora, aspetta che mi... Domenico, lascia andare lo screen, bravo. Sono uscito. Allora, questo, se lo vedete, sarà il pannello delle news, dove in attesa delle news viene segnato il livello a cui è il... a cui è, diciamo, le news vanno fatte su una moneta, diciamo, è in questo caso l'euro, quindi sono tutte le coppie che vengono gestite dall'euro, e ci sono tutti i valori fino a che non esce la news. Quando esce la news, i valori possono andare in alto o in basso a seconda di varie cose che abbiamo studiato con Domenico. Alla fine dei 10 minuti, 15 minuti, 20 minuti, quello che sarà messo nel parametro, uscirà
la possibilità di acquistare, vendere o non fare nulla, e dove vedete buy stop, stop loss e sell stop, verrà scritto se è un buy stop il valore di entrata del buy stop e il valore di entrata dello stop loss, oppure al contrario il valore dello sell stop e il valore dello stop loss. Quindi sarà una cosa molto semplice da fare, basta guardare e replicare sempre se ritenete giusto farlo, nel senso che non si fa un EA proprio perché no, sono pannelli dove comunque dovete comunque un minimo cercare di capire se la cosa è giusta oppure è una stupidaggine. Non si può. Va bene, fare. Poi sarà oggetto di un webinar dove spiegherò quali sono, diciamo, il settaggio e idea ho avuto io per quanto riguarda poi l'eventuale ingresso, perché può darsi pure che non escono alert e non ce ne frega niente, non dobbiamo trattare per forza. Io grazie a tutti, per chiarimenti potete scrivere nelle varie chat e rivolgervi direttamente a Marco se desiderate avere qualche in prova, diciamo così, i pannelli, tutto qua. Io personalmente l'ho commissionato e mi trovo molto bene e basta, finisce qua il mio ruolo. Poi chi ha lavorato farà altre cose. Okay? Allora, grazie Domenico. Grazie Domenico. La registrazione verrà messa sul gruppo sia del TDI sia su Bussola Forex. Poi fatelo girare a voi, a chi è interessato, insomma. Buonasera a tutti. Ciao Domenico. Grazie Nicola. Ciao Domenico. Registrazione. Poi, se qualcuno ha qualche domanda, fate pure le domande. Se qualcuno ha qualche ultima domanda, comunque vorrei rimanere anche in room, non c'è problema, tanto noi restiamo un altro po'. E intanto chiudo la registrazione.